Nel III secolo d.C. si assiste alla progressiva svalutazione della moneta. Per finanziare le spese della difesa militare e della gestione amministrativa, lo Stato cominciò a coniare monete d'oro e d'argento che avevano un contenuto di metallo prezioso via via inferiore. In questo modo, il valore reale che nell'antichità corrispondeva alla quantità di metallo prezioso della moneta stessa era inferiore al valore nominale, cioè al valore indicato sulla moneta. Con gli stessi soldi, un aureo, un denario d'argento, si poteva comprare sempre meno. Questo provocò una crescente inflazione, cioè un aumento continuo e generalizzato del livello dei prezzi all'interno del sistema economico, perché occorrevano più monete per acquistare lo stesso bene. Inoltre, chi operava nel commercio e gli stessi cittadini persero fiducia nella moneta. Questo fatto danneggiò ulteriormente i commerci. Divenne infatti sempre più difficile commerciare utilizzando una moneta di valore così incerto e incostante, tanto che si tornò in parte alla forma rudimentale del baratto, del pagamento in natura. La svalutazione della moneta inferse un duro colpo ai commerci su largo raggio che si ridussero notevolmente. And that's all, folks.